Ciao a tutti, sono Loretta Salano e oggi mi trovo con il professor Zignigo, che è il coordinatore del corso di studi di design del prodotto e della nautica. Buongiorno. Buongiorno. Oggi le vorremmo fare qualche domanda per quanto riguarda il corso di studi, a partire dalle materie che andrà a studiare uno studente di design. Allora, uno studente di design andrà a studiare un po' di materie scientifiche, un po' di matematica, un po' di fisica, un po' di meccanica, che sono delle materie di base per comunque una cultura in qualche modo un pochino scientifica, insieme a delle materie umanistiche, quindi storia del design, storia della grafica e poi tutte le materie di progetto, quindi tutti quelli che noi chiamiamo laboratori, che sono laboratori dove si fa progettazione. Il corso è un corso che si divide in due curricula. Abbiamo un curricula di design del prodotto e della comunicazione, dove in prevalenza si studia la parte di prodotto e la parte di comunicazione, quindi web, quindi grafica prevalentemente, quindi è un designer più rivolto a un mondo di tipo industriale. E poi abbiamo invece un curriculum a spezzino, che è un curriculum particolare perché è l'unico che è in Italia, dove è un curriculum dedicato esclusivamente al mondo della nautica. Essendo un mondo, essendo un curriculum dedicato al mondo della nautica, in qualche modo le materie scientifiche lì sono un pochino più studiate, perché il designer deve rapportarsi con tutto il mondo dell'ingegneria nautica e quindi devono parlare la stessa lingua inevitabilmente. Grazie. Per quanto riguarda le possibilità di studio all'estero, quali sono le offerte del corso? Allora, a livello di studio abbiamo aperto tutti i canali per la mobilità degli studenti che UNIGE ci offre. Quindi dall'Erasmus ai percorsi per l'America Latina ed inoltre UNICI come percorso triennale abbiamo una laurea a doppio titolo con l'Università Cinese della Buch, dove gli studenti facendo un semestre in Cina, un semestre in cinesi, un semestre in Italia possono conseguire il doppio titolo. Grazie. E per quanto riguarda invece delle informazioni più pratiche sul corso, le vorrei chiedere se ci può dare un'indicazione sulla durata e sul fatto se questo abbia un numero chiuso o meno. Allora, il corso è un corso triennale, la durata, quindi sono 3 anni di percorso formativo, sono a numero chiuso, il numero chiuso riguarda un centinaio di studenti per design del prodotto e della comunicazione e 50 studenti per design della nautica. C'è un test d'ingresso. Il test d'ingresso si basa su un po' di conoscenza di base della matematica e della fisica del liceo, un po' di cultura generale e un pochino di cultura del design. Ok, e per quanto riguarda invece gli sbocchi lavorativi, se anche lì ci può fare una panoramica più o meno di quello che potrebbe essere poi l'impiego di una persona che consegue questa laurea. Allora, il designer è un mestiere polivalente, un designer si può occupare in questi momenti prevalentemente di web e quindi tutto quello che è la grafica nel mondo del web, ma può anche trovare degli sbocchi lavorativi in azienda a livello di sempre di grafica, ma anche proprio di sviluppo del prodotto, oltre al mestiere del designer nautico, dove in prevalenza diventa il creativo, quindi il layout degli esterni delle barche e logicamente gli interni, interni sia delle barche che interni di civile abitazione. Grazie mille per il suo tempo, è stato direi molto esaustivo e la ringrazio, buona giornata. Grazie a lei e buona giornata a tutti.